Signore e signori, buonasera. Ci hanno introdotto in questo tema meraviglioso che tratteremo questa sera qui a Teatro Live i nostri musicisti che sono dalla mia sinistra. Abbiamo Laura Pierazzuoli al violoncello e poi invece Stefano De Feo al pianoforte e Marco Colonna al clarinetto basso. E loro fanno, possiamo dire, da contrappunto, per usare un termine non proprio proprio, però rende l'idea alla nostra grande cantante, attrice Maria Letizia Gorga, che abbiamo avuto modo di vedere già qui con Giuseppe Pambieri per Le Fenice di Euripide, da protagonista assieme a Giuseppe Amicol Pambieri. E il regista, abbiamo l'onore anche di avere il regista Pino Amendola per introdurre un tema caro al cuore di tutti gli amanti della canzone vera, che è appunto Dalida. Spettacolo che questa sera, anzi che ieri sera, è andato in onda in scena al Teatro Politeama di Catanzaro, che adesso abbiamo il piacere di avere in onda invece a Teatro Live, ecco il bisticcio tra il teatro dal vivo e il teatro televisivo. E questo spettacolo fa molto onore a Pino Amendola, a Maria Letizia Gorga e ai musicisti, come abbiamo detto, Cristina Pirazzuoli, Laura Laura Pirazzuoli, pardon, Stefano De Meo. Stefano De Meo e Marco Colonna. E questa nostra serata è un po' un parallelo tra due colossi, due monumenti della canzone francese, possiamo dire Dalida, in confronto questa sera con la grande Edith Piaf, perché loro insomma hanno parecchie cose in comune. Anche se la grande Edith Piaf nasce nel 1915 a Parigi e muore a Parigi nel 1963, mentre Dalida nasce invece a Coubrac, sobborgo del Cairo, nel 1933 e muore a Parigi nel 1987, e come dicevamo con Maria Letizia e con Pino Amendola poco fa, nasce da genitori di Serrastretta e si chiama Yolanda Cristina Gigliotti. E vogliamo proseguire un pochino in questo excursus. Lei nasce, poi approda, a 17 anni vince un premio, vince un premio Ondina come Miss Ondina e poi ancora Miss Egitto. Sì. Nel E quando arriva a Parigi? 56 ed è subito affascinata. Lei in realtà tenta di fare il cinema. Si Sì, sposta in diciamo che Francia, aveva già in Egitto cominciato. già aveva cominciato a fare del cinema, Sì, aveva fatto infatti dei aveva piccoli ruoli doppiato e aveva anche Rita doppiato Rita Hayworth Hayworth. con Omar Sharif nel film, un film famosissimo di cui adesso mi sfugge il titolo, ma dove c'erano Rita Hayworth e Omar Sharif, e lei era doppiatrice in quel caso. Sì, aspetta, perché in francese è un titolo diverso. Comunque, insomma, lei nasce come, con la volontà di fare l'attrice. Infatti, si dedica molto all'immagine di se stessa, no? Parte proprio come Miss Egitto, come tu chiaramente hai detto, e fa molte copertine. Però aveva questa grande dote che cantava, era figlia di un musicista, di un violinista, il primo violinista dell'orchestra del Cairo, e quindi lei convive con la musica da quando era bambina. E cantava benissimo e già nei film la facevano cantare. Approda a Parigi tentando di fare fortuna nel campo cinematografico a Parigi, ma non era così facile, nonostante la sua avvenenza, perché era comunque molto bella, molto appariscente. Stasera ce la ricordi in maniera Ma magari. particolare. È una grande Beh, citazione di Dalida, vero? Il maestro. ecco, la ricordo nel senso che era lei era mora all'inizio, poi Sì. piano piano ha Beh, lei è cominciato comunque una mora. Mediterranea, Eh sì, sì, lei espressione proprio di un è. fascino latino. Sì, ma Assolutamente lei è a mediterranea. mezzo invece tra l'Anglo e il Mediterraneo, invece, la E quindi nostra Maria per Letizia. vivere, lei canta nei locali.
Ed è lì che poi incontra quelli che saranno i tre uomini della sua vita, gli uomini che l'aiuteranno ad avere grandissimo successo nel campo musicale. Torniamo per un momento a questa, la prima analogia che mi viene spontanea con la Piaf, e che lei piccolina, figlia di, appunto, di questo ambulante attore Rémy, che la portava con sé in giro per Parigi a farla cantare questa voce meravigliosa da usignolo, e, però cioè più che da usignolo, da rondinella, infatti poi nell'argot Piaf vuol dire rondinella nel gergo. E allora a un certo punto il papà, per disfarsi di lei piccina, la porta in questo casa di piacere tenuta dalla madre, la maîtresse di questa casa era la madre, e quindi lei diventa un pochino l'oggetto di un vero affetto per queste povere ragazze, anche costrette, e si becca un'infezione agli occhi, perde la vista e viene miracolata da Santa Teresina di Lisieux. Un po' la stessa cosa succede, cioè, sì, anche lei ha un episodio di un problema alla vista dall'età, tant'è vero che per tutta la vita ha paura del buio, perché ha il ricordo di questo periodo passato completamente fasciata, al buio, da piccolina. Perché ha avuto parecchi interventi agli occhi per curare questo strabismo, e quindi quando subiva questi interventi chiaramente le fasciavano gli occhi. E quindi c'è questa singolare cosa, che lei ha sempre voluto dormire con la luce accesa, aveva paura del buio. E quando purtroppo l'ultima notte, sappiamo che Dalida purtroppo si è tolta la vita nell'87, fa una cosa, spegne la luce per la prima volta. Per la prima volta spegne la luce, tre volte tenta il suicidio. Sì, sì, tre volte, l'ultima ci riesce. Che è come questo male di vivere, questo, perché la caratteristica del depresso è che... Tenta, sì, diciamo, una volta, che in genere poi chi tenta il suicidio ci riprova. Ci riprova, infatti lei ci ha provato la prima volta nel 67. Subito dopo la morte, dopo di, la morte Tenco, di Tenco. Perché lei lo trovò, perché sì, con lui, stava con lui, aveva lasciato Lucien Maurice per lui, no? Sì, sì. E quindi... Lei, sì, già non, insomma, già non era più, non stava più con Lucien Maurice, e non è che l'aveva lasciato per lui, insomma... Si erano già lasciati quando si sono conosciuti. Però lei era al ristorante, chiama in albergo e lui non risponde, e quindi lei si fa portare, lasciando gli amici a cena, si fa portare in albergo e, entrando nella stanza, lo trova. E quindi... Lei tenta di fermare il festival di Sanremo. Lei, bisogna dire anche Lucio Dalla, tenta di fermare il festival. Sì, mi ricordo in particolare, perché ero ancora ragazzina, ma lo ricordo bene. Ma come dice bene Pino nel testo che mi ha scritto, questa macchina rutilante, patinata, pur inceppata, deve proseguire. The show must go on, il festival non può essere interrotto, e Dalida viene rispedita a Parigi con un pacco postale. In quegli anni il potere delle case discografiche e anche il potere di pressione sui media è fortissimo. Invece lei era rivoluzionaria in questo, perché anteponeva il dato umano, sarebbe stato bellissimo secondo me se per un caso del genere avessero interrotto il festival. Ah, beh, e questo fatto dello spettacolo deve continuare mi fa venire un po' i bordoni, devo dire, perché ci sono... non si può andare a rotta di collo, sì, e quindi lei è perché stata... Perché la vita viene sempre prima dello spettacolo. Grazie Pino. Sì, anzi, grazie, lei su veramente questo insisteva molto, anche con Tenco, che si aspettava moltissimo da questo festival, che combatteva il sistema, però questa volta lo combatteva dall'interno, cioè in qualche modo lui è andato lì nella tana del lupo, questo sistema molto affascinante, ma anche commercialmente valido, sì, e prorompente, aggressivo, che lui, la rotella, in lui era la rondellina di un ingranaggio che voleva spostarsi da quell'ingranaggio, ma certo, è rimasto completamente fagocitato. E Dalida invece relativizzava molto questo intervento a Sanremo. Sì, lei era felice di accompagnare un cantautore, un giovane cantautore che lei stimava, sì, molto. Ciao amore, ciao loro. Ciao, sì, amore, ciao. Che probabilmente per una grande diva francese in quel momento, come era, cioè una diva italiana, sicuramente un'artista italiana, lei si sentiva molto italiana, però che era diventata una grande diva in Francia, il Festival di Sanremo aveva un valore sicuramente minore di quello che poteva avere anche per Tenco, che si trovava a combattere
la battaglia più ardua per un cantante in Italia in quel momento, perché dopo il festival è stato snobbato in qualche modo, cioè se n'è potuto fare a meno, dei grandi cantanti non sono mai andati al Festival di Sanremo, ma in quegli anni era qualcosa di imprescindibile. Certamente, anche quindi perché aveva un significato diverso per i due artisti. Insomma, qualche volta poi Sanremo, come nel caso, ha dato un meraviglioso Bocelli anche alla lirica, in fondo qualche bel contributo l'ha dato. Ma sono passati i grandi cantanti per Sanremo, sicuramente. Poi chiaramente sono state delle rampe di lancio a volte, no? Però Dalida era già grande prima, prima. E dicevamo un'altra cosa. La prima cantante che aveva avuto la sua faccia sulla copertina di un disco. Sì, questa era una grande rivoluzione. E come dicevamo poc'anzi, era quella che aveva vinto l'Oscar della canzone francese nel 59. Insieme con un altro italiano, che era Yves Montand. Due italiani che erano i primi cantanti francesi. Yves Montand, guarda caso, amante della Piaf. Sì, e Charles tra Aznavour, le altre donne che ha amato, perché lei amato con Charles Aznavour. C'è anche un sodalizio tra Dalida e Charles Aznavour, sì. E che anche lui abbatte della Piazza. Sì, ma bisogna dire che entrambe, ecco un altro esempio di similitudine, che entrambe sono state donne molto amate dagli uomini, hanno avuto molti uomini, sì. E uomini anche straordinari, insomma, sia la Piaf che Dalida. E un'altra similitudine che mi viene facile di fare è il fatto che hanno rappresentato per qualche verso una diversità, un'emarginazione, sono state in qualche modo diventate eroine di certe dimensioni dell'emarginazione e della diversità. E questa è una cosa molto bella. Diventate delle vere e proprie icone. Infatti, ma volevo parlare anche un momento con i nostri meravigliosi musicisti, perché dal punto di vista musicale volevo sapere qualcosa. Meravigliosi dal punto di vista musicale. E non solo, diciamolo, e non solo. E quindi Laura Pierazzoli, musicista totale, come dice Giorgio Gaslini, che ha scritto un volume enorme sulla musica totale, la musica, lui dice, si divide in brutta e bella musica, non in musica di serie A o di serie B per generi. E nella prova Laura Pierazzoli, che passa con disinvoltura dal classico al leggero e fa parte anche, ha fatto parte spesso dell'Orchestra di Sanremo. Dell'Orchestra di Sanremo soltanto un anno, però ho lavorato in numerose trasmissioni televisive con Morandi, con Ron, con Lavanoni, insomma mi è capitato abbastanza spesso. Sia per Mediaset che per, sì, che sì, per sì, la RAI. Sì, abbastanza. Sì. E quindi questo spettacolo, come lo senti dal punto di vista musicale? Ah, moltissimo, io devo dire sono anni che collaboro, che lavoro in questo spettacolo e devo dire che ogni volta, anche per merito di Maria Letizia, lo vivo come se fosse... veramente come se fossi partecipe, come se... E ci sono anche degli interventi parlati del musicista. No, in questo spettacolo no. Noi amiamo, perché questo chiaramente fa parte di una trilogia che Pino Amendola ha scritto per me e per i musicisti con cui noi collaboriamo in maniera abbastanza costante. Cioè io cerco sempre di avvalermi della collaborazione di persone con cui cresco. Nel senso che mi piace pensare che c'è una squadra che cresce insieme a me e che si avventura in nuove, certo, in nuovi progetti. Trilogia? La trilogia che comprende il primo spettacolo che si chiama Scena 900, tutto sulle canzoni proibite. Sulle canzoni che in qualche modo hanno subito la censura dall'inizio del Novecento fino ai giorni nostri. Dalida, avec le temps Dalida, e l'ultima fatica anche del maestro Stefano De Meo, che 40 anni e sono ancora mia, che in questi giorni sta debuttando a Roma. In contemporanea. Sì. E allora sto dicendo, per ricollegarmi, in questi spettacoli a volte si chiede l'intervento anche parlato. Parlato. Sì, perché i musicisti sono anche attori. Stefano De Meo, allora. Stefano De Meo. Eccoci. È pianista, compositore, sì. E
arrangiatore. Direttore d'orchestra, no, arrangiatore. Mi arrangio, insomma. E soprattutto, ecco, la cosa bella è questa musica teatrale, questo fatto di comporre musica per il teatro. Per il teatro mi affascina molto, infatti mi ci sono un po' ritrovato per caso nel teatro, perché io ero partito, sono uscito dal conservatorio, insomma, volevo fare un percorso classico, avevo un duo contemporaneo con il percussionista Giampaolo Ascolese, che ha fatto vari giri in Italia, e poi per caso, accompagnando un attore, piano piano da una cosa è nata un'altra, eccetera. Quindi ho cominciato a lavorare nel teatro, questo mestiere mi ha preso quasi completamente, cioè collaboro con varie compagnie, con vari registi, soprattutto con Pino Amendola, di cui tra l'altro sono autore, oltre a fare gli arrangiamenti di questi spettacoli musicali che io scrivo, e spesso, diciamo, negli ultimi anni di tutte le mie commedie ha composto le musiche originali. Ah, molto interessante. E ultimo, ma non ultimo, naturalmente, andiamo a Marco Colonna, che è un nome glorioso. Porta un nome glorioso, non ci inoltriamo nelle parentele, ma... No, perché anche ci sarebbe molto poco da dire, però... Comunque è molto interessante lo strumento, clarinetto basso. Sì. Potresti gentilmente darci una descrizione di questo strumento che è particolare ed è peraltro bellissimo, trovo molto bello. Beh, il clarinetto basso è, diciamo, il più usato dei clarinetti gravi. Non il più grave che esiste, ma sicuramente il più usato. È stato inventato a fine 800, ha una letteratura che si lega direttamente alla musica contemporanea, perché comunque è una letteratura che si è sviluppata recentemente ed è uno strumento ancora, almeno in alcuni ambiti musicali, desueto, non particolarmente utilizzato. È uno strumento fantastico, dalla grandissima estensione delle possibilità timbriche pressoché infinite. Per cui... Scusa se ti ho interrotto inavvertitamente, ma volevo sapere gentilmente in quali ambiti musicali è più usato e in quali ambiti musicali è invece desueto? Beh, sicuramente desueto nell'ambito popolare, nel senso pop, diciamo, class, leggero, perché è uno strumento non particolarmente affascinante dal punto di vista timbrico in collegamento con strumenti di forte dinamica, però nella musica classica contemporanea è sicuramente usatissimo, nelle partiture dal tardo romanticismo in poi è sempre presente nelle file dei clarinetti. Nel jazz ha avuto il massimo interprete in un personaggio che sicuramente, per quanto riguarda la mia storia personale, è stato fondamentale, che è Eric Dolphy. Ah, Eric Dolphy, certo, sì. E a oggi è uno strumento che vede una discreta diffusione comunque, anche perché è uno strumento molto apprezzato per le sue caratteristiche timbriche. È il fratello lontano di un'altra famiglia di strumenti, del violoncello proprio. Quindi siamo in un trio in perfetta armonia, e quindi volevo adesso tornare per un momento alla nostra Maria Letizia, alias Dalida. E Dalida, naturalmente, che era, abbiamo detto, Yolanda Cristina Gigliotti, figlia, per i nostri calabresi, orgoglio dei nostri calabresi, perché, e dei catanzaresi in particolare, perché Serra Stretta fa parte delle nostre serre, proprio della provincia tra Vibo e Catanzaro, ora provincia di Vibo, ma prima era assolutamente provincia di Catanzaro quando loro emigrarono al Cairo. E questo film Sansone e Dalila ispirò lei per la scelta del nome. E poi invece chi fu? Fu Orlando, suo fratello, sì, che disse, gli fu consigliato di mettere questa D, no? come Dio padre. Posto della L, era più affermativa. Era affermativa, quindi avrebbe portato anche tanto successo e tanta fortuna nella sua... È profetico dal punto di vista artistico. Beh, assolutamente. Poi devo dire che suo fratello è ancora oggi la persona che tutela la sua memoria e che continua a mantenere il suo successo invariato, perché ha creato una casa discografica che è la Orlando Production. E diciamo che ha un po' dedicato la vita a
custodire il successo della sorella e a mantenerlo vivo. Che vinse il disco di platino per 86 milioni di copie vendute all'epoca. E poi fu inventato per lei, il disco di Diamante. No, no, io no, hai ragione. No, mi riferivo agli 86 milioni di disco di Diamante, perché lei aveva vinto, aveva già vinto il disco d'oro di platino, e poi fu inventato per lei il disco di Diamante per gli 86 milioni di copie vendute. Che adesso saranno 120 milioni. Sì, e che adesso parliamo, sono numeri impossibili ai giorni d'oggi, assolutamente. Insomma, sono, ecco, nessuno sa che Dalida ha venduto più dischi di Frank Sinatra. Questa è una bellissima notizia, perché, da teatro live. Sì, perché lei poi tra l'altro cantava in più lingue, quindi esistono delle versioni in 8, 10, 12 lingue diverse. Lei ha cantato persino in giapponese, la famosissima per cui ha vinto poi... Nel mio piccolo lo faccio anch'io, ma... Perché lei è una grandissima esperta di giapponese. Molto, canto, recito in 8-9 lingue, quindi... Ecco, appunto, sono molto colpita dalle persone che lo fanno, che naturalmente il mio piccolissimo... Che chi ha più lingue ha più cervelli. Oddio, speriamo. No, ma è vero, perché poter pensare anche in un'altra lingua significa poter pensare in una maniera completamente diversa. Grazie Pino, molto consolante quello che dici. Però vogliamo adesso dare un po' voce alla voce, la nostra The Voice. Diciamo un pezzo famosissimo. Il pezzo famosissimo che lo facciamo riconoscere al pubblico prima di annunciarlo, lo annunciamo dopo. Beh, non credo che ci sia bisogno di presentazioni, questo è un classico che riconoscerete senz'altro perché ha avuto più versioni. Mi ricordo quando noi eravamo due bambini e puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo. Ben ben, io sparo a te ben ben, tu spari a me ben ben, e vincerà ben ben chi al cuore colpirà. Son passati gli anni e poi noi ci siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scherzavi insieme a me ben ben, per ridere ben ben, sparavi a me ben ben, e vincerà ben ben chi al cuore colpirà. Certo non scherzavi tu quando mi sparavi al cuore, nel mirar non sbagliavi mai, negare se tu puoi. Ora non mi ami più ed ho sentito un colpo al cuore quando mi hai detto che non vuoi stare più con me. Ben ben, e resto qui ben ben a piangere ben ben, hai vinto tu ben ben, il cuore non l'ho più. Quando vedo intorno a me dei bambini giocano e poi fingono di sparare, come mi si stringe il cuor. Ben ben, rivedo te ben ben, che spari a me ben ben, quel suono sai ben ben, non lo scorderò. Messo il cuore nel tuo pugno, è stato meraviglioso. Poi è così bello vedere come questo trio con te è un'orchestra. È vero. Infatti poi è stato il finale, è stato proprio in assoluto controcanto col trio, quindi... Mi piace pensare che siamo un unico respiro. Sì. Sei molto poetica. Bravo Pino Amendola, che è grande regista e anche grande soggettista, perché
sceneggiature, copioni e questa è stata una bellissima esperienza, un bellissimo viaggio, stimolato da lei, che anni addietro mi disse: ma perché non scrivi uno spettacolo per me su Dalida, che racconti Dalida? Ed erano anni in cui la memoria di Dalida, per qualche verso in Italia, si era un po' perduta. Nel la senso Callas, che... posso dire una cosa, secondo me Dalida rappresenta per la musica leggera quello che la Callas ha rappresentato per la lirica. Dici una cosa molto giusta, perché Dalida era anche detta la Callas del varietà in qualche modo. Fai un parallelismo molto pertinente. Entrambe hanno avuto una vita pubblica straordinaria, però in qualche modo una vita privata difficile, disastrosa, dolorosa. Anche anche sì. Come anche Edith. Sì. Perché diciamo che in questo momento non si ricordava in Italia, mentre in Francia era una diva acclamatissima ancora, in Italia Dalida era stata un po' dimenticata. E quindi questo spettacolo è stato il primo tentativo di recuperare la memoria di una grande diva italiana, quindi in qualche modo che, mentre i francesi sono molto bravi a valorizzare le loro cose e i loro artisti, noi lo siamo molto meno. Infatti nell'ultimo film sulla Piaf, mi dicevano amici francesi e anche persone conosciute occasionalmente in viaggio, che c'erano le file chilometriche alla Vie en Rose, l'ultimo film. Sì, bellissimo tra l'altro. Bellissimo. Con la Cotillard. Con la Cotillard, che la, con la, basta pensare, Marion Cotillard. Basti pensare che Dalida ha una piazza intitolata a lei, a Parigi, e la sua tomba è una delle, si dice che sia la più fiorita di Francia. A Montmartre. Sì, perché ogni giorno qualcuno va a deporre dei fiori, perché sono dei fan. Quindi... Qui la Piaf, qui invece il film non ha avuto grande successo, nemmeno il film del... Il film, ma beh, diciamo, ha avuto un discreto, diciamo che sono sempre dei film più di nicchia, nel senso che sono per gli appassionati, però contribuisco... No, ma in Francia ha avuto le file. Sì. Le file come il Casanova di Fellini, insomma, allo stesso modo. Lo so. Quindi... Anche perché però contribuiscono almeno a ricordare e a divulgare una storia... Soprattutto anche perché la Francia ha una capacità di porre attenzione ai propri artisti che noi non abbiamo assolutamente. Ci abbiamo dei grandi artisti del teatro in Italia che sono morti quasi dimenticati, o addirittura qualcuno in povertà. Come sì, so. Sempre. Noi quello... Ricordiamo Randone, Santuccio, che sono stati dei grandissimi dei colossi attori, del teatro, dei colossi cioè, del teatro. Sì. E hanno avuto gli ultimi anni di vita, certamente senza l'appoggio di uno Stato che avrebbe dovuto esaltare Il caso della moglie di Randone è eclatante, no? Di cercare il sussidio. Sì, la legge Bacchelli, che ha ricevuto qualche mese prima di morire. Beh, anche a Saverio Strati è successa sì. La stessa cosa. No? Ma tornando a un'altra analogia tra Edith Piaf e Dalida, e vorrei che la raccontasse proprio la sua voce, cioè Maria Letizia Gorga, la sua consacrazione all'Olimpia. Sì, dopo la morte di Tenco, Dalida ha avuto un momento di grandissima perdita di senso di quello che faceva. Se n'è andata anche via per 2 o 3 anni, ha seguito un seguace delle religioni orientali, se n'è andata in India, ha cominciato a fare meditazione, questo Arnaud de Chardin gli ha aperto altre strade, diciamo così, forse lei voleva anche ritirarsi. Poi ha capito, perché riceveva talmente tante lettere di affetto, di stima, così, che forse lei comunque doveva proseguire questo suo percorso. E però l'incontro con Tenco non era stato casuale. Lei aveva già avuto chiaramente degli incontri, Aznavour, no? Brel, Becot, incontra Ferré e si innamora di questa bellissima canzone che poi ho voluto che desse il titolo allo spettacolo. Cioè le stesse amicizie della Piaf, identiche. Sì. Col tempo, questa Avec le temps di Ferré, che è un pezzo meraviglioso, e Ferré è ben felice di dargliela da cantare, lei la canta veramente in maniera magistrale. Chiaramente lei nel panorama francese era considerata un po' legata alla canzonetta, aveva traghettato leggera. Alla canzone leggera, canzonetta non in senso dispregiativo, ma in senso leggero.
Quindi la canzone d'autore era un pochino più relegata in certi ambiti, un po' più di intelligenza francese, legata a certi ambienti, cioè così, Juliette Gréco, la Piaf, ecco, sì. Quelli erano le interpreti della canzone, sì, d'autore. Loro erano rimaste molto legate anche al surrealismo. Sì, al sì, era proprio un cenacolo, insomma, cenacolo, di artisti, Sartre, letterati, che si riunivano. Ecco. E invece lei entra da un'altra porta, diciamo, però dopo l'incontro con Tenco lei vuole cantare un altro repertorio. Anche per un fatto, credo, sia proprio per un fatto di epoca, che loro nascono col manifesto di Apollinaire, certo, sì, nascono certo. Con... E quindi, anche perché la frequentazione di questi artisti e di questi pensatori, quando non erano ancora noti, ha fatto crescere tutti insieme, quindi loro si sono trovati a diventare... Al poi, Café Le Flore, ecco. Quindi sulla Rive Gauche, loro erano quelli della Rive Gauche, ne abbiamo parlato, sì, tanto nella trasmissione dedicata proprio a Jacques Prévert. Pubblicità!